Eccoci, forse ci siamo. Scusatemi, ma mia imperizia tecnologica, non riuscivo a capire come collegarmi. Dovremmo esserci. Adesso Natalino Russo, che è il nostro ospite di oggi, ci raggiunge. Buongiorno a chi sta entrando e collegandosi in questo momento. Vediamo se Natalino, eccolo qui. Aspettiamo qualche istante, dovrebbe apparire tra poco. Eccolo, vediamo qualcosa che si muove. Buongiorno. Come Buongiorno, 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 lei come sta? va? Io sto bene, abbiamo qualche piccolo problema di sintonizzazione, ma per mia imperizia tecnologica, devo dire, non stiamo cominciando a usare questi strumenti nuovi. E per quanto abbiano, devo dire, stiano andando molto bene, ma insomma ci stiamo facendo l'abitudine. E Esatto. lei come sta? Ma io sto bene, devo dire che questi 2 mesi mi hanno messo un po' alla prova, come del resto hanno fatto con tutti noi, ecco, quindi Sì. non mi posso lamentare, sarebbe eccessivo lamentarsi. Beh, in particolare ero curioso di sapere da lei, visto che oggi parliamo a proposito di un libro fatto insieme che si chiama L'Italia è un sentiero. Storia di cammini e camminatori, e lei è un camminatore, diciamo, non è solo uno scrittore, diciamo, che le descrive, ma li ha fatti, poi vedremo come, in che modo. Stare in lockdown a casa per un camminatore deve essere particolarmente difficile e ho pensato forse se li ricorda, ci pensa con nostalgia, oppure invece al contrario, immagina i futuri sentieri, i cammini che farà, come funziona. Ma devo dire che è stato un processo strano che ha messo un po' alla prova la capacità di progettare il futuro, perché questa mancanza di prospettiva ha un po' dissolto gli entusiasmi. Cioè, immaginare, non sapendo quando riusciremo a immaginare cosa, per me è stato molto difficile pensare ai viaggi futuri. Quindi mi sono concentrato su quelli passati, sui cammini passati, mi sono concentrato sulla sistemazione dell'archivio fotografico, ho fatto un po' di pulizia e poi mi sono misurato con una difficoltà, oserei dire quasi cognitiva, no? Perché per me camminare, poi magari ne parleremo meglio dopo, è un modo per pensare meglio, mi aiuta molto a mettere in ordine i pensieri e non potendo camminare mi sono ritrovato in uno stato così un po' di confusione, chiuso come un leone in gabbia. Ma credo che questo sia successo a tutti, soprattutto all'inizio, nelle prime settimane, c'è cioè uno stato di grande spaesamento, una sensazione di realtà. Io avevo la sensazione come se a un certo punto dovessi svegliare da un sogno, da un incubo, perché era tutto talmente strano. Con questo collegamento a distanza. Intanto saluto, abbiamo già tante persone che sono collegate. Per chi non lo dovesse conoscere, Natalino Russo è un scrittore, un giornalista e un fotografo. Adesso, tra qualche istante, vedremo anche delle foto. Spero di essere capace di farvele vedere nella mia parte dello schermo. Che appunto ha fatto con noi. Natalino Russo ha lavorato ha fatto tante guide, ha lavorato per il touring. Ha lavorato per mensili di viaggio, ha collaborato anche a mi pare adesso è uscita una pubblicazione, si chiama Cammini con Repubblica, giusto? Da cui lei ha Sì. collaborato. Tra l'altro volevo chiederle prima di cominciare, c'è un gruppo, vabbè, tutti noi camminiamo in una misura o l'altra. Io stamattina ho fatto una passeggiata, una bellissima passeggiata da casa attraverso Villa Borghese, Piazza del Popolo. E sono tornato, quindi siamo. Però ci sono alcuni camminatori che non so se si può definire professionali, ma insomma, gente che cammina di più, tanto per passione, con impegno, eccetera. Quanti sono? Cioè, ci sono delle associazioni, mi parlava ieri, che poi li raccolgono. Abbiamo un'idea Sì. di. Sì, il mondo dei cammini e dell'escursionismo e dell'andare a piedi in generale è molto ampio e variegato, nel senso che nella vita normale, al di fuori di questo lockdown pazzesco, ci sono centinaia di migliaia di persone che tutti i fine settimana o addirittura per intere settimane si mettono in cammino. Faccio un esempio, il Club Alpino Italiano
che è una delle associazioni di riferimento degli amanti della montagna, conta oltre 300.000 soci e molti di Accidenti. questi tutti i fine settimana si mettono in cammino. Poi esistono tantissime altre reti e associazioni. Cito, tanto per fare un altro esempio, FederTrek, che è una federazione di associazioni che ne conta 40 a livello nazionale e anche lì parliamo di decine di migliaia di persone e ci sono iniziative molto belle come la Rete delle Donne in Cammino, Ecco, come gli amanti dei questa mi ha cammini. divertito molto, mi ha incuriosito molto. Lei mi ha anche messo in contatto con Ilaria Canali, che è l'ispiratrice dell'associazione. È una E la cosa interessante. salutiamo. Si chiama Rete Nazionale delle Donne in Cammino. Tra l'altro mi hanno detto che parlano anche di libri molto sul loro profilo Facebook in questo caso, ma mi hanno detto che sono anche attente lettrici e questo abbinamento mi piace molto, ovviamente, a camminare e leggere. Sì, io credo che camminare sia una sorta di lettura di noi stessi e del territorio e la geografia di un testo scritto ha qualcosa in comune con la geografia che noi percorriamo e esploriamo con i piedi quando ci mettiamo in cammino. Ci arriviamo subito a questo aspetto, però io volevo leggere un brano, 3 righe dell'introduzione del libro, che appunto si chiama L'Italia è un sentiero, storia di cammini e camminatori. Lei scrive: la pratica del camminare, che a lungo è stata la nostra modalità naturale e inevitabile, si è affrancata dalla necessità e finalmente è diventata una scelta volontaria, un modo alternativo di andare da un posto all'altro. Con questo libro vi invito a uscire di casa e mettervi in cammino. Allora, e dice: il camminatore sa quale odore hanno i luoghi, conosce il fruscio del vento quando pettina i campi erbosi. Ci invita a uscire, apparentemente in questo momento un invito impossibile se non quello di farlo attraverso il libro, attraverso l'immaginazione. In realtà, oggi si può uscire, credo, nell'ambito della propria regione, no? Cioè, uno vuole farsi una passeggiata, una bella passeggiata in un luogo anche fuori dalla città, lo può fare. Sì, oggi è possibile, anche se ogni regione ha stabilito delle regole un po' diverse dalle altre. Se non sbaglio, almeno fino a ieri, a meno che non ci abbiano pensato, nel Lazio non si può uscire dal territorio della provincia. Quindi, diciamo, uno di Roma può andare sui Castelli Romani, sul Monte Gennaro, ma non può spingersi oltre, mentre in altre regioni è possibile fare delle escursioni in montagna entro i confini regionali. Ma io Questo non. credo. Incrociamo le dita, Sì. spero che non siamo costretti a tornare velocemente alla fase 1 e che si possa il più in fretta possibile tornare a camminare, perché camminare fa bene a noi fisicamente e mentalmente, ma farà bene anche all'economia del paese, perché ci avviamo a una fase di turismo. Coattamente nazionale, nel senso che non potremo no, né andare all'estero né accogliere turisti stranieri, quindi saremo costretti a scoprire quell'Italia interna, quell'Italia minore che poi a ben vedere minore non è ed è il momento ideale per farlo, ecco, cioè. Beh, intanto, prima di vedere alcuni cammini che invece sono più in campagna o in montagna, intanto segnalo che tra i tanti sentieri di cui parla nel libro, che sono divisi per temi, per ambienti, i sentieri della storia, i sentieri della natura, della fede, le memorie di guerra, eccetera, a un certo punto ce n'è uno nel capitolo Sentieri del Nuovo Millennio che si potrebbe fare forse, perché si intitola Zonzo per Roma. E che cos'è? Ce lo dica perché è curioso. Sì, io sono un campano di origine, vivo a Roma da una decina di anni e come spesso succede ho scoperto la città per compartimenti stagni, no? Ho imparato i vari quartieri, però a un certo punto mi sono reso conto del fatto che mancavano, almeno a me, le connessioni tra un quartiere e l'altro. Allora un bel giorno mi sono messo nella metro A, sono andato al capolinea nord, a Battistini, sono sceso e mi sono messo in cammino seguendo tutta la linea della metropolitana. Stazione per stazione, fermata per fermata, fino ad Anagnina, che è il capolinea che si trova a sud. E questo mi ha dato modo di fare un viaggio per me abbastanza insolito, abituato a camminare sui sentieri di montagna o sui lunghi cammini di più giorni, mi ha dato modo di applicare quel metodo di piccola esplorazione fatta con i piedi, mi ha dato modo di applicarlo alla città. Ho scoperto le connessioni che non conoscevo tra i quartieri, le connessioni e le differenze. Quindi ho tracciato un filo rosso
un percorso urbano che mi ha fatto conoscere molto meglio la città. Ecco, io penso che questo adesso dovremmo imparare un po' di più a farlo, magari anche ricorrendo alla bicicletta per decongestionare il traffico, altrimenti ci troveremo in un guaio, in città Certo. come Roma, dove non potremo usare tutti in massa i mezzi pubblici, e mi auguro che ci guardiamo bene dall'usare l'automobile, altrimenti ci ficchiamo in un guaio collettivo, no? Quindi dovremmo imparare a camminare un po' di più a piedi, in bicicletta, con i monopattini e con altri mezzi lenti, ma vorrei dire neanche tanto lenti, perché è stato calcolato che lo spostamento in bicicletta in città alla fine risulta anche più veloce rispetto a quello dell'automobile, no? Intanto saluto alcuni amici che ci hanno raggiunto, che sono dei frequentatori abituali dei nostri incontri Casa La Terza. Una Paola l'ho salutata all'inizio, un'altra è una curiosa assonanza perché è appena arrivata Gabriella Caruso, che è una donna che ha costituito con altre amiche un'associazione che si chiama Donne in Corriera a Bari, che fanno dei bellissimi viaggi con gli scrittori. E l'ho detto a Ilaria Canali ieri che, avendo un'associazione che si chiama Donne in Cammino, mi sembrava che si dovessero incontrare e Una conoscere. connessione. Comunque, prima di passare appunto a degli esempi, e sperando di poter far vedere bene le foto, che bellissime, che lei mi ha mandato, c'era una frase che mi ha colpito, che risponde un po' a quello che lei ha detto prima. Cioè, lei scrive: camminare è utile oltre che bello. Camminando abbiamo la sensazione di pensare meglio, come se il ritmo dei piedi rendesse più fluida la testa. E quello che lei scrive è dimostrato in un certo senso dagli esempi che fa. Ci fa degli esempi di grandi pensatori, intellettuali, artisti che hanno qui, c'è Kierkegaard, c'è Rousseau, Leonardo da Vinci, ce ne sono tanti che hanno scritto del camminare, della pratica del camminare, o sbaglio? Sì, lo stesso Darwin, dopo essere ritornato dal suo famoso viaggio a bordo del Beagle, camminava intorno a casa. Tutte le sue teorie sull'evoluzione le ha partorite camminando. O Ippocrate, che è il padre della medicina, diceva: se stai male, fai una passeggiata, se non funziona, fanne un'altra. Quindi incentivando, invitando tutti a mettersi in cammino. Ma faccio ancora un altro esempio. Giustino Fortunato, che è il padre della questione meridionale, un secolo e mezzo fa diceva, e lo diceva soprattutto ai suoi studenti, ai suoi discepoli, diceva: se volete occuparvi del territorio, se volete soprattutto fare i politici, dovete conoscere i luoghi di cui pensate di occuparvi. Non basta studiarli. Lui ovviamente era un grande intellettuale, un grande studioso. Ma invitava tutti a mettersi le scarpe ai piedi, a camminare, andare a conoscere i luoghi, i contadini, i pastori, perché solo sporcandosi le suole delle scarpe si può capire chi vive in determinati territori. A proposito del pensiero, no, che fluidifica, a proposito del camminare che fluidifica il pensiero, io mi sono chiesto, mentre scrivevo questo libro, ma come mai camminare aiuta a pensare? Allora ho fatto un'ipotesi, che non so quanto possa essere campatinaria, e provo a spiegarla qui. Io sono un lettore laico, nel senso che non ho una preferenza romantica per i libri di carta, anche se spesso credo che sia più comodo leggerli per questa ragione, perché quando leggiamo un libro, un ebook, un libro elettronico, almeno a me succede che non riesco a ricordare i vari passaggi della lettura, cioè non riesco, se una frase mi ha colpito, non ricordo in quale parte del libro l'ho letta, mentre in un libro cartaceo sarà successo a tutti, per una memoria fotografica, memoria geografica, noi ricordiamo se quella frase si trovava in alto a destra, in basso a sinistra, e la ritroviamo subito. Allo stesso modo ho pensato che camminando noi leghiamo i vari passaggi del nostro ragionamento ai luoghi in cui ci trovavamo quando l'abbiamo pensato, mentre le pensavamo. Quindi io, che sono un po' un confusionario, che faccio fatica se non scrivo a tenere in ordine i pensieri, ho realizzato questo, che se penso mentre cammino, io non mi perdo in divagazioni, ma riesco a ricostruire come una sequenza di sassolini i vari passaggi logici del ragionamento. Ecco. Sì, ci sono dei commenti. Antonella Cristiani ricorda un altro scrittore intellettuale, Walter Benjamin, che
ha scritto molto sul camminare e ci dice in fondo il bisogno di raccontare nasce proprio dai viandanti. Sono i viandanti che devono raccontare, no? Che ieri eravamo con Eva Cantalella, ieri pomeriggio, per un incontro, un dialogo sempre in Casa La Terza. Beh, lei ha raccontato l'Odissea e ha raccontato tante volte come l'Odissea è un poema corale che viene da questi poeti che declamavano andando in giro nelle varie città greche. Tra l'altro, se a qualcuno di quelli che ci ascolta gli viene in mente altri nomi di persone che hanno scritto sul camminare, che vogliono suggerirci libri, siamo contenti. Io proverei a fare qualche esempio. Vediamo se funziona il nostro meccanismo. Abbiamo detto di cominciare a parlare i racconti vediamo un po'. I racconti che sono nei libri, sentieri che sono raccontati nel libro, sono sentieri che sono presi sia nel nord Italia, ma soprattutto nel centro-sud, direi, no? Come le ha scelte? Intanto ci dica lei, così io trovo intanto la foto da cui cominciamo. Ma innanzitutto io sono nato in Campania, quindi la mia regione, se così possiamo dire, sebbene per lavoro viaggi spesso in tutto il mondo, la mia regione preferita è la Campania. Quindi sono partito dal sud in questo libro, e sono partito da una storia molto bella, che è quella delle ciampate del diavolo. Si tratta di una serie di impronte lasciate 350.000 anni fa da due o forse tre individui di una specie E questa qui? Io in questo momento non la vedo. Dunque, io ho fatto vedere una delle foto che mi ha mandato, è una foto in cui si vedono delle grandi impronte, due piedi che entrano. Sì, esatto. Ecco, sono impronte di Homo edelbergensis, che è una specie precedente all'Homo sapiens, vissuta 350.000 anni fa, e quelle sono le più antiche, ecco, adesso le stiamo vedendo, sono le più antiche impronte umane d'Europa. Mm-hmm. Questo luogo si trova vicino al mio luogo di nascita, in provincia di Caserta, ed è un posto al quale voglio molto bene, perché ci andavo da bambino, ed è un luogo dove si può vedere, toccare con mano una passeggiata remotissima di questi individui che chissà in quale circostanza hanno calpestato un fango di cenere vulcanica, perché si trova alle falde del monte Rocca Monfina, che è un vulcano spento. Cenere vulcanica che poi si è consolidata e è diventata la roccia che conosciamo oggi. È un luogo dal fortissimo impatto emotivo, almeno per me, e il libro comincia proprio da questa storia qui, che è un po' la prima passeggiata, la prima camminata italiana, per così dire. Ecco, questo forse sono i Monti Lattari, o sbaglio? Questa che la vede? E io lo vedo un po' in ritardo perché sto guardando, per un problema tecnico sto guardando le immagini sullo schermo di un computer. Dovrebbero essere quelle dei Monti Lattari, sì. Questa qui è sicuramente una dei Monti Lattari che le ha scattato, quindi può parlarci di questo. Esatto, perfetto. Queste sono le cime più alte dei Monti Lattari, che sono un po', se qualcuno in ascolto non lo conosce, vi invito ad andarci, perché parliamo di Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, due posti tra i più famosi del mondo, che però hanno alle loro spalle una montagna bellissima e pressoché sconosciuta, perché in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina ci si va soprattutto per i centri urbani e per il mare, ma pochissimi sanno che sulle montagne, che a volte superano anche i 1000 metri, corrono dei sentieri spettacolari, come il Sentiero degli Dei, che è una facilissima passeggiata di circa 3 ore che va dal paesino di Agerola fino a Positano, ma non solo, anche l'Alta Via dei Lattari, che è un percorso del quale parleremo tra l'altro nella collana di volumi che stanno uscendo per National Geographic e Repubblica, ne parleremo in uno dei prossimi numeri. Sono un percorso bellissimo che attraversa percorre tutta la cresta di questa penisola, partendo dall'entroterra della Campania, arrivando fino a Punta Campanella, che è l'estrema propaggine della penisola che si affaccia su Capri di fronte. È un'esperienza di viaggio davvero fantastica. Tra l'altro, su queste montagne c'è un fatto che ormai è diventato una rarità in Italia. Si utilizza ancora il mulo per gli spostamenti normali. In una delle foto si vede un ragazzo che cammina con un mulo, lui si chiama Antonio Milo. È questa che la stiamo facendo vedere adesso.
Perfetto, un ragazzo che ha scelto di tornare al mestiere della sua famiglia, fa il pastore, vive sul sentiero degli dèi, ha delle capre nere, una razza chiamata napoletana, e se percorrete il sentiero degli dèi lo potete incontrare, potete assaggiare i suoi prodotti freschi e lui vi può raccontare delle storie che non sono scritte nelle guide. Il sentiero degli Sono dei, il esperienze. sentiero degli dei, come ci si arriva al Ci si sentiero arriva degli dei? molto facilmente arrivando ad Agerola, che è un paesino che si trova a 650 metri di quota sul livello del mare, ci si arriva sia da E tra Amalfi. l'altro ha anche dei formaggi meravigliosi, giusto? Esatto, i famosi latticini di Agerola. Ecco che camminare è un modo per scoprire i luoghi, ma anche per scoprire le persone. Certo. Penso che sia il modo più bello per rapportarsi a un territorio, perché camminare, appunto, lo dicevamo prima, permette di sentire gli odori, permette di sentire tutti quei rumori minimi dallo scricchiolio del brecciolino sotto le scarpe, ai rumori del bosco, ai rumori in lontananza, cose che in macchina non riusciamo a fare non solo per la velocità, ma per il fatto di stare chiusi dentro un abitacolo. A proposito di macchina, voglio aprire una parentesi. Perché voglio evitare un equivoco. Io sono un camminatore, mi piace molto camminare, ma voglio stare lontano dall'idea romantica del camminatore che predica il ritorno ai vecchi metodi, ai modi di una volta. No? Non voglio sminuire il valore della tecnologia, soprattutto per un fatto, perché io credo che noi oggi ci possiamo permettere di scegliere liberamente di camminare in quanto non siamo più schiavi del cammino, ci siamo affrancati dalla necessità di camminare grazie proprio all'esistenza dei mezzi di trasporto, treni, aerei, automobili e quant'altro. Credo che questa libertà che ci è data di scegliere di usare il camminare come possibilità, come scelta, dobbiamo spendercela al meglio, dobbiamo sfruttarla senza tuttavia rinnegare la tecnologia e i mezzi di trasporto. Ecco, chiusa parentesi. Bene, io passo adesso alla foto che riguarda invece San Francesco di Paola. Si vede un cartello, ci sono delle località, Monte Grassano, Serra dei Muli, Rifugio, Passo di Guardia. Questo è un altro capitolo del libro, un altro itinerario, giusto? Sì, è una serie di itinerari che ho citato perché credo che sia uno degli esempi di sviluppo di rete del camminare virtuosi che stanno favorendo lo sviluppo di un'area interna. Qui siamo in Calabria, nelle montagne tra Cosenza e il mare, a ridosso, alle spalle della cittadina marina, della cittadina costiera di Paola, che sono i luoghi di nascita di San Francesco di Paola. Un gruppo di ragazzi, di camminatori del posto, ha messo insieme un'associazione per rilanciare dei vecchi sentieri, i sentieri che secondo loro erano percorsi da San Francesco di Paola quando era in vita, ma non sono percorsi pensati esclusivamente per religiosi. Si ispirano alla grande esperienza, al grande esempio internazionale del Cammino di Santiago, che poi è l'esperienza madre di tutta questa dimensione del camminare, e mettono a disposizione dei viandanti, dei pellegrini, chiamiamoli così perché va di moda chiamarli così, mettono a disposizione dei camminatori delle strutture dove pernottare, dei luoghi dove mangiare e soprattutto una segnaletica ben Ecco, organizzata adesso per evitare. nella foto che ho fatto vedere, una di quelle che mi ha mandato, si vede uno di questi pilastrini con la segnaletica, forse di Certo, cui lei sta esatto, parlando. la segnaletica è fatta benissimo ed è molto curata e soprattutto esiste anche una credenziale del pellegrino, cioè un documento simile a quello che si utilizza sul Cammino di Santiago e anche su altri cammini come le vie di Francesco in Umbria, la via Francigena, eccetera, un documento sul quale raccogliere i timbri dei vari luoghi dove si pernotta, che è anche un modo per fidelizzare i camminatori, ma anche da parte dei camminatori per affezionarsi al territorio e per portarsi a casa un ricordo. Io penso che queste esperienze siano un grande esempio di quello che si può fare se ci si lega al territorio e se si ha in prospettiva lo sviluppo delle aree interne in maniera, come va di moda oggi dire, dolce, no? Un altro esempio è l'Aspromonte. L'Aspromonte che è una montagna. Aspromonte, aspetti che metto la foto, eccola qua.
Esatto, la Sì, Spromonte è la sì. montagna che è stata spesso associata ai sequestri, a un luogo maledetto dove, dove è meglio non andare, no? Dal quale è meglio tenersi alla larga. È una montagna in realtà bellissima, molto lunga, che da nord a sud è lunga quasi 200 km ed è piena di percorsi stupendi. Uno è il sentiero del Brigante che si può fare in 9 giorni di cammino, ma soprattutto sul versante meridionale. Le foto che stiamo vedendo adesso parlano soprattutto del versante meridionale, nella zona di Bova, delle Fiumare. Esiste un'associazione, anzi una cooperativa che si chiama Naturaliter, che porta i camminatori, accompagna i camminatori sulle tracce di Edward Lear, il pittore inglese di metà 800, di fine 800, che era andato lì a dorso di mulo e a piedi in cerca di paesaggi per i suoi quadri e per i suoi acquerelli. Questa esperienza vi invito a farla perché è bellissima. Scopre, esplora un entroterra calabrese che è sconosciuto spesso agli stessi calabresi, in un'area di paesini abbandonati, di paesini diroccati per frana o per siccità, ma che è un'area di grande fascino naturalistico ma anche culturale, perché sono aree di influenza greca, quindi lì si parla ancora il greco, è un posto bellissimo. Ma una cosa che non ci siamo detti, ovviamente l'esperienza da passeggiata si può fare da soli o con altri. Fa una grande differenza perché appunto uno dei pensatori a cui non abbiamo citato quando si diceva che camminare fa bene a pensare è Aristotele. Lì addirittura c'è una scuola di cui lei parla nell'introduzione che si chiama peripatetica e lì parlavano, dialogavano. Io per esempio per quanto mi riguarda, per la mia piccola e piccolissima esperienza, una delle cose più belle della montagna per me, con Pietro Veronese, che è un amico giornalista, che tra l'altro scrive molto anche di viaggi, di montagna, eccetera, è passeggiare, in montagna e discutere, certe volte anche molto animatamente, perché ogni tanto, come dire, lui mi fa i racconti di montagna, ogni tanto parliamo di questioni varie, magari non fa una differenza notevole da questo punto di vista, no? Cioè, se passeggiare da soli o con altri, con uno, due, tre persone. Sì, certo, assolutamente, e non è un caso che la maggior parte degli escursionisti e dei camminatori non siano solitari, ma viaggino in gruppi, a volte anche piccoli, 2 o 3 persone. Io credo che camminare in montagna, almeno dico quella che è la mia preferenza, camminare a me piace in due, perché è un'attività che stimola molto il dialogo, ci si prende ciascuno i propri tempi, si cammina un po' distanziati, poi ogni tanto ci si ferma, a fare il punto sui pensieri che sono stati cotti nella fucina del camminare pensando. Si fanno dei tratti affiancati, adesso non è possibile perché bisogna mantenere le distanze, ma sicuramente, ci torneremo a camminare affiancati, a Questa sentirsi foto che sto facendo vedere reciprocamente il adesso, respiro. questa foto che sto facendo vedere adesso, lei mi ha mandato, si vede un signore che però lei mi ha detto non sono io perché non ho tutti quei capelli, che mostra Esatto. una pianta. Come mai me l'ha mandata quella? E qui siamo sui Monti del Matese, una montagna che io amo molto perché è stata la prima montagna che ho scoperto da bambino e poi l'ho esplorata anche speleologicamente perché la mia passione più datata, forse ancora prima del camminare, è la speleologia. E su questa montagna ho camminato, ho percorso insieme a dei carissimi amici che saluto di un gruppo speleologico che si chiama Gruppo Speleologico del Matese, abbiamo insieme elaborato anche delle carte escursionistiche, tra cui questa che si vede nella foto. Ricordo a chi non lo sapesse, ma chi va in montagna e chi cammina lo sa bene che si cammina non all'avventura, non in cerca di un'esplorazione astratta, ma si cammina organizzando il percorso e questo lo si può fare facilmente. Con le carte topografiche, con le carte escursionistiche, con le guide. Per fortuna esiste un'editoria molto ricca e variegata, tantissimi miei colleghi, me compreso, si dedicano alla guidistica di questo tipo di viaggio. Quindi le possibilità sono infinite, vi raccomando di procurarvi sempre una carta aggiornata, di non camminare fuori sentiero perché la montagna è piena di pericoli. È un luogo stupendo, ma
soprattutto in questo periodo si può camminare, ma cerchiamo di non rendere difficile la vita del soccorso alpino e speleologico e siamo prudenti. Quindi usiamo sempre una carta, avvisiamo qualcuno dicendo dove siamo andati e poi divertiamoci in cammino. Sì, qui ci sono tante bellissime foto che lei ci ha mandato. Una è un bassorilievo che non so, adesso non so perché ce l'ha mandata, forse perché rappresentava tra quelle nella cartella c'è scritto Bisceglie Cattedrale. Sì, il bassorilievo è per riagganciarci al tema della Via Francigena. Voi sapete tutti, ormai se ne parla in ogni dove, che la Via Francigena va da Canterbury a Roma, ma esiste anche una Via Francigena nel sud, che era la strada o il fascio di strade, il reticolo di strade che da Roma conduceva ai porti pugliesi e favoriva l'imbarco verso la Terra Santa. La Via Francigena nel sud è un po' una, diciamo così, una chimera, perché è una direttrice di cammini molto, molto interessante, che però fatica ancora a decollare per la mancanza di infrastrutture, che però negli ultimi anni vanno nascendo, perché sta maturando questa consapevolezza negli amministratori locali e negli amanti dei cammini. E quindi in alcuni tratti, per esempio nella Valle Alifana in Campania, oppure in tutto il tratto laziale a sud di Roma lungo la Via Appia, si può già camminare. In altre aree bisogna un po' seguire le strade, le stradine interpoderali o le strade asfaltate, affidandosi alla segnaletica, che talvolta è fatta bene e talvolta è fatta male. A Quel proposito di bassorilievo era segnaletica, esemplificativo sì. A dell'arte che si incontra lungo la Francigena del Sud. proposito di segnaletica, lei mi ha mandato una foto con degli due omini, una donna e un uomo, sembrerebbe, su un cartello, su un indicatore. Beh, quella è una delle tante segnaletiche che si incontrano sui sentieri d'Italia e d'Europa e del mondo. Segnaletica che per fortuna in Italia stanno imparando a curare, a progettare in maniera corretta, anche a curare come in altri paesi d'Europa si fa ormai da svariati decenni, in paesi nei quali hanno capito prima di noi l'importanza del camminare. È un'importanza. Ci tengo a sottolinearlo, non solo legata al nostro stato di salute fisica e mentale, ma camminare è importante anche per il territorio stesso, perché quando noi camminiamo, le brutture del territorio, le storture, ciò che non funziona, non possiamo non vederlo. Quando viaggiamo in macchina, noi non ci accorgiamo della spazzatura, non ci accorgiamo di ciò che non funziona. Se invece ci camminiamo in un territorio, siamo costretti a guardarlo e a calpestarlo, quindi siamo necessariamente più legati ai luoghi. Io penso che camminare ci possa radicare di più e ci possa far sentire un po' di più l'appartenenza ai luoghi e quindi di conseguenza ci possa portare a curarli meglio. A curarli meglio, io lo dico con grande rammarico, noi nel sud abbiamo spesso trascurato il nostro territorio perché non lo conosciamo, lo sottovalutiamo, lo ignoriamo, passiamo correndo a fianco a delle brutture, a delle storture enormi. Quindi ecco, se camminiamo un po' di più, se camminassimo un po' di più, saremmo molto più legati alla volontà di voler bene alla nostra terra, Sì, ecco. c'è uno dei nostri interlocutori che Psos che dice il cammino di Santiago è avanti di millenni. Beh, il Cammino di Santiago è avanti di millenni in parte perché era avanti di secoli, diciamo, ma soprattutto perché in Spagna sono stati molto lungimiranti e molto pratici nel promuoverlo. Hanno capito ormai 20 anni fa che la promozione del Cammino di Santiago andava fatta seguendo due piste, due canali. La prima era organizzare il cammino con una segnaletica chiara, efficace ed economica. E lì hanno semplicemente dipinto una freccia gialla a vernice lungo il percorso, a terra e sui muretti a secco che si incontrano lungo il percorso, senza segnaletiche costose e difficili da mantenere. Poi hanno organizzato una rete di ostelli per il pernottamento molto economici, spesso a offerta gratuita, che consentono a tutti, a decine di migliaia di persone, non necessariamente facoltose, ma anche a studenti, giovani,
di mettersi in cammino senza spendere una fortuna. Questa è una parte. Dall'altra parte hanno promosso come ente del turismo spagnolo in tutto il mondo questo cammino, invitando tutti ad andarci. Ovviamente in Italia questo l'abbiamo capito un po' tardi. La Via Francigena all'inizio è partita come un'idea di grande infrastruttura abbastanza scollata dalla necessità del camminatore. Negli ultimi anni, per fortuna, ci stiamo rendendo conto che bisogna stare con i piedi per terra e puntare a investimenti molto più distribuiti, meno cospicui, ecco, cioè non servono grandi strutture per promuovere un cammino, serve promuovere la cultura dell'accoglienza e soprattutto mettere i camminatori di non perdersi per strada, poter dormire a poco prezzo e mangiare a poco prezzo. Così arrivano le folle di camminatori, come è successo sul Cammino di Santiago, e questo alimenta un'economia, diciamo, questa è solo la parte emersa di un iceberg di turismo che in Spagna poi si nutre di questo mito del camminatore, ma poi attira, anche il turismo tradizionale. Dunque, ci stiamo avviando alla conclusione della nostra conversazione. Tra le foto che lei mi ha mandato, la cartella che è una tra le foto più, alcune tra le foto più suggestive, è quella che stiamo facendo vedere adesso, delle terre mutate, cioè delle terre. Ci vuole raccontare, mentre io le faccio vedere, ce n'è una molto suggestiva con un bosco, non si capisce che è a forma dell'Italia, su una Beh sì, montagna. lì siamo nella piana di Castelluccio di Norcia e il Cammino delle Terre Mutate è un'iniziativa, una di queste iniziative virtuose nate per rilanciare l'economia delle aree interne ed è un percorso di 2 settimane che è possibile fare attraverso vari territori, compresi tra Lazio, Umbria, e Marche, e Abruzzo, le zone colpite dagli ultimi terremoti. Da cui il nome Cammino nelle Terre Mutate, ed è diciamo uno degli esempi più belli di quanto si possa fare semplicemente mettendosi in cammino. Chi ha progettato questo itinerario lo ha pensato semplicemente collegando sentieri già esistenti e ha messo a disposizione di chi volesse ripercorrere, conoscere i paesini dell'Italia interna, delle aree colpite dai terremoti. Ha messo in condizione di farlo semplicemente mettendosi in cammino e fermandosi a parlare con la gente. E questo non solo aiuta l'economia perché porta un po' di risorse, ma consente da una parte di ridare fiducia a chi vive in quei luoghi, dall'altra mette chi cammina in condizione di vedere a che punto è la ricostruzione, e diciamo crea una sutura, una cucitura dove c'era stata una frattura. Bene. Prima di concludere vorrei aggiungere Sì. un'ultima cosa. In Italia esiste un'esperienza bellissima nata alla fine degli anni Ottanta da un gruppo di giornalisti di viaggio e di montagna che si chiama Sentiero Italia. È un percorso, il sentiero più lungo del mondo, che unisce tutta la catena alpina, tutto l'Appennino e collega anche Sicilia e Sardegna in migliaia di chilometri di cammino. Un itinerario spettacolare che ovviamente farlo tutto richiederebbe mesi e mesi di cammino, ma dà la possibilità a chiunque di seguirne solo un pezzo. Molto di recente, un paio d'anni fa, il Sentiero Italia è stato adottato dal Club Alpino Italiano. Infatti, adesso si chiama Sentiero Italia CAI. Esiste anche un sito dedicato. E se andate a guardare, vedete quante tappe, quanti chilometri e quante possibilità di percorrere tutta l'Italia. Esistono. Nel mio libro ne parlo e racconto la storia della genesi, dell'evoluzione ventennale di questo percorso che oggi è finalmente una realtà ed è percorribile. Bene, dunque, noi abbiamo questa. Tanto grazie per tutte le cose che ci ha raccontato e che spero portino le Grazie a voi. persone, prima ancora di comprare il libro, cosa spero di leggerlo, se qualcuno non tra quelli che ci seguono non l'ha ancora letto, intanto appena sarà possibile, appunto, ritornare a camminare in questi luoghi meravigliosi. Noi abbiamo l'abitudine di chiedere sempre di un consiglio di lettura a chi partecipa ai nostri incontri di Casa La Terza, del tutto liberamente, un libro che ha appena finito di leggere, sta leggendo, o che ha letto in passato, che vuole consigliarci.
Ma io penso per rimanere nell'argomento di cui abbiamo parlato, uno dei libri che mi hanno più affascinato sul camminare è La storia del camminare di Rebecca Solnit. Lo consiglio a tutti perché è un libro scritto con grande passione narrativa, ma è anche un saggio molto completo sulla storia del camminare e credo sia molto molto istruttivo. Ti Può ricorda fornire l'editore? molti. È Bruno Mondadori, mi Bene. pare. Non ne sono È sicuro. sempre importante citare l'editore, mi Certo. raccomando. Quindi, Storia del camminare si chiama? Benissimo, Storia del camminare di Rebecca Solnit. va bene. Io la ringrazio moltissimo e speriamo di ritrovarci insieme, magari anche con qualcuno di quelli che ci ha seguito in uno dei suoi sentieri, in uno dei sentieri dell'Italia di cui parla nel suo libro. Speriamo di ritrovarci quando l'atmosfera sarà più serena, quindi quando saremo usciti da questa condizione, che però paradossalmente credo ci farà apprezzare di più, no? Cioè, quando avremo più Certo. libertà ci renderemo conto che è un grande privilegio le cose che prima consideravamo normali, e forse anche tra Esatto, queste. esatto. Sì, questo blocco ci ha fatto un po' capire quanto fossero importanti delle piccole cose che davamo per scontate, no? Dobbiamo anche un po' ringraziare questa fase surreale nella quale ci siamo ritrovati. Sì. Io ringrazio anch'io, ringrazio lei, ringrazio chi ci ha seguiti, chi vorrà camminare insieme a noi e spero che si possa tornare a farlo in quest'aria così pulita, di questi cieli così limpidi, di questi giorni privi di inquinamento. Ma assolutamente. Dunque, intanto rispondo a chi ci chiede se è salvata la diretta. Sì, tutte le nostre dirette di Casa La Terza sono salvate sia nelle stories su Instagram, quindi sul profilo della Terza, ma anche sul profilo di Facebook e anche su YouTube. Basta andare su digitare Casa La Terza, Editori La Terza, e li ritrovate tutti insieme. Come ho detto all'inizio, noi ricominceremo la prossima settimana. Avremo Simone Pieranni, che si occuperà di Cina con un libro che sta per uscire per noi, Stefano Allievi, che si occuperà. Che racconterà un suo nuovo libro che riguarda il problema delle generazioni, anche l'immigrazione, e Vanessa Roghi, che parlerà di Rodari, un grande maestro di cui si celebra l'anniversario quest'anno. E poi continueremo, perché appunto questa esperienza che abbiamo iniziato un po' sull'onda del fatto che non si potevano più fare le presentazioni in libreria, è un'esperienza straordinaria, devo dire. Di grande interesse, ha coinvolto moltissime persone, ha fatto sentire anche più forte la comunità tra gli autori e le persone che lavorano in casa editrice, con tutta la diversità appunto dei nostri autori, che credo sia, come tutte le diversità, un grande arricchimento. Grazie e a presto. Grazie, grazie a tutti, a presto, buon Arrivederci. cammino, buon cammino. Grazie.